E io voglio anche dire ai Veneti che la mia battaglia non è una battaglia da sindacalista delle regioni. La mia battaglia è una battaglia di sopravvivenza. Guardate che quello che sta accadendo nella sanità è drammatico. C'è il taglio di 235 milioni del fondo sanitario regionale, il taglio delle 208 prestazioni ci porta a dire che questo punto di domanda, cioè l'incertezza futura nell'erogazione dei servizi, è un'incertezza sempre più evidente. Per questo sfido il governo a dire con certezza che se invento un modello diverso da quello universale delle cure, noi siamo i più civili del mondo perché curiamo tutti, e io lo condivido questo sistema, perché se tu hai un cittadino, chi che sia, non garantisci la salute, vuol dire che non vale più la pena neanche di pensare alla democrazia, e il nostro paese ha fatto lezioni di democrazia. Cioè, non è impensabile citare paesi nei quali se non tiri fuori la carta di credito ti lasciano morire. Sapete quello che dico? È quello di riportare in capo a Roma, al caos di Roma, all'inadeguatezza e inefficienza romana, la gestione della sanità. È chiaro il disegno, e i veneti devono sapere che se perdiamo questa battaglia, la loro cura sarà in capo a un ufficio di Roma e non più a una realtà virtuosa come la regione del Veneto. Quindi noi questa battaglia faremo fino alla fine. Vi dico